Quindi le chiedo, al fine di evitare eventuali denunce, per aver autorizzato un progetto redatto su un PUG inesistente e in contrasto con invece il PRG vigente, la Regione Puglia non ritiene di dover ritirare, rivedere questo parere e riavviare un iter autorizzativo con una convocazione della conferenza dei servizi, viste le criticità che sono emerse anche grazie al lavoro e alle audizioni fatte in questa commissione? Per chi ricopre incarichi istituzionali è obbligo di rispettare le norme e le leggi, quindi se ci sono delle violazioni così gravi sarà la magistratura penale ad accertarle, quindi non c'è nessuna preoccupazione. La domanda proprio secca, il PUG, la Regione Puglia l'ha verificato, è vigente o no nel comune di Ostuni, visto che comunque è la Regione Puglia che rilascia l'autorizzazione, il parere favorevole su questo PUG? Guardi, ribadisco, la Regione non deve controllare nulla se non il parere espresso dall'organo che si esprime sulle autorizzazioni paesaggistiche e dalla sovrintendenza. La Regione ha un altro. Quello che chiedo io a lei è perché il Comitato non si muove dal 2015. Nessuno ha voglia di essere chiamato dalla Corte dei Conti a rispondere per danno erariale. Appalti truccati, corruzione turbativa d'asta, 12 le persone coinvolte nell'operazione Pura Defluit, indagato l'assessore regionale Giannini e ai domiciliari il sindaco di Altamura Forte, indagato l'assessore regionale Giannini. Venivano date delle somme di denaro dell'ordine di 5.000-6.000 euro in buste anonime proprio per ammorbidire quindi il comportamento dei membri delle future commissioni. Soprattutto grave, mi preme sottolineare, in relazione alla realizzazione di opere di interesse sociale e produttivo. Disposte perquisizioni anche in regione, negli uffici e nell'abitazione dell'assessore ai trasporti e ai lavori pubblici Giovanni Giannini, che sarebbe indagato per un'altra vicenda. Il titolare di un noto ristorante del Barese e di un'azienda di divani avrebbe infatti chiesto un interessamento per agevolare alcune pratiche riguardanti un finanziamento regionale per 2 milioni di euro. In cambio avrebbe offerto una fornitura di mobili alla figlia dell'assessore.